Finita la seconda guerra mondiale, ero sfollato in un paesino dell'Emilia che si chiama Bonporto, il quale ha dato dei natali a molti calciatori di Serie A, tra l'altri la famiglia dei sentimenti. La prima sensazione che ho avuto per il pallone era che dietro la porta di Sentimenti Quarto, il quale veniva a fare le vacanze non a Portofino ma in campagna in questo paesino, è stato che hanno tirato in porta, non c'erano le reti, naturalmente io ero dietro con gli altri ragazzini per raccogliere il pallone e il pallone l'ho preso completamente nello stomaco e sono svenuto. Di lì è entrato il pallone nella famiglia. Finita la guerra sono tornato a Torino con i miei genitori e frequentavo l'oratorio. C'era un capo sportivo, c'era tutto quello che serviva. E facevamo queste partite tra ragazzi. Io giocavo all'ala destra, ma uno dei nostri portierini continuava a prendere una valanga di gol. Allora io gli ho detto, senti, levati, ci vado io. Da quel momento non sono più uscito. Io ho iniziato nel Vicenza, dove ho giocato 5 anni. E venendo alla Sampdoria è stato come se uno fosse andato, non so, alla Juventus o al Torino o al Milan o all'Inter, che la Sampdoria di quegli anni aveva un background di una certa importanza. E arrivai qui e con altri 3 calciatori acquistati quell'anno, che uno era Boskov, l'altro era Vaselinovic, 2 nazionali jugoslavi, e il terzo era Vigni, che era un'aletta sinistra che giocava, non mi ricordo neanche più. E fu così che arrivai alla Sampdoria. Erano gli anni che ci fu una piccola rivoluzione, nel senso io arrivai, c'erano grandi ex calciatori, Vincenzi, Bergamaschi, Vicini, Skoglund, Cucchiaroni, arrivai con quella gente lì. Il programma successivo della Sampdoria, cioè dell'anno dopo, era che tutti questi sparirono. L'allenatore era Lerici, che io ho avuto a Vicenza, e fece una squadra giovane. E vennero fuori tutti i ragazzi di Comini, erano i ragazzi di Via Fieschi. Quindi c'era Cristin, Salvi, Frustallupi, Sabadini, Sabatini, c'erano questi ragazzi. E poi alcuni ragazzi come genovesi, e fecero una squadra giovanissima. E lì, insomma, con Bernardini poi allenatore, abbiamo avuto questo periodo piuttosto di sacrificio, ma perché c'era poca esperienza e quindi noi 2 o 3 vecchi riuscivamo a tenere fermo anche questi ragazzotti che erano piuttosto scalpitanti, chiamiamoli così. E lì è nato un concetto di Sampdoria diverso per far lanciare i giovani e creare un presupposto anche societario di un certo tipo, insomma. Ho smesso di giocare a Bologna, mentre ero ancora in attività non ci avevamo un preparatore specifico per questo ruolo e dentro di me dicevo, va possibile che non c'è nessuno, che a noi ci dicevano state lì, tenetevi caldi che poi vi chiamiamo, tenetevi caldi. Quindi, dato che io avevo avuto qui Gipo Poggi, che era stato un giocatore della Sampdoria, Fiorentina, così, che avevo avuto l'intuizione di poter fare qualcosa separatamente al gruppo della squadra, esclusivamente per i portieri. E lui non era stato un portiere, era credo un difensore forse, ed avevo avuto delle intuizioni molto, molto, molto sulle quali ho basato la costruzione della figura del preparatore del portiere. E devo dire che siamo stato il primo. Probabilmente in giro ci sarà qualcuno che dirà no, c'è Ronchiesa, va bene, ma va bene tutto. Poi naturalmente nei corsi di Coverciano addirittura istituirono un corso specifico per i preparatori dei portieri, nel quale io poi facevo l'insegnante, si fa per dire. Insomma, però è nato un po' così. Poi ci sono stati dei ragazzi che hanno dato solo Pagliuca, gente dei portieri che mi hanno dato soddisfazione, ad esempio Pagliuca. Io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse, abbiamo preso questo portiere qua e là, che io conoscevo, e glielo affido, va bene. E nel giro di forse un anno e mezzo, poi ha debuttato
e poi ha fatto una carriera stupenda. Mio figlio Massimo, mio nipote Daniele hanno giocato in porta. Massimo ha fatto una carriera abbastanza importante, il più giovane un po' meno, però gli abbiamo inculcato il culto, il piacere e l'amore per questo ruolo. E suo padre gli insegna, io ho insegnato suo padre ha insegnato lui. E quindi è un po' un orgoglio avere questi ragazzi che continuano a fare una cosa anche importante, perché Massimo ad esempio ha vinto un europeo, il suo portiere è stato premiato come miglior giocatore. Cioè sono tutte cose che i vecchietti come me si inorgogliscono un pochino, capito? Vedere mio nipote con i colori della Sampdoria è una grande soddisfazione, perché qualcuno poi si ricorda di suo nonno e allora è una cosa molto bella, insomma.